Buongiorno. Buongiorno. Oggi siamo a Rifugio Padova e faremo un giro ad anello passando per Forcella Segnata, Bivacco Perugini, quindi il campanile a Montanaia, Forcella Montanaia e poi ritorneremo giù. Sarà un giretto sui 1200-1300 metri di dislivello. No, dai, oggi è giusto. E bene, dai, andiamo a vedere cosa troviamo. Ciao ciao. Ecco Mister Cridola, l'altro giorno ha nevicato e quindi si vede la prima sbiancata. E questa mattina si sentono anche gli effetti, c'erano 4 gradi al parcheggio. È ora... molto freddo però, non c'è neanche vento, quindi si sta bene a camminare, scusa. Vabbè, infatti si sta anche bene, quasi quasi metto le maniche corte tra poco. Sto già iniziando a sudare. E andiamo verso la nostra forcella. Rifugio Padova, abbiamo fatto 300 metri di dislivello, ora ancora in su, questa salita qua è molto in piedi, ripida e sento che si sta poco prendendo il dislivello perché siamo partiti tipo da un quarto d'ora, mezz'oretta. Aspetta che abbiamo il tecnico di Tempico. A few minutes later. Dopo quasi 400 metri di dislivello siamo arrivati a questo bivio. Adesso noi proseguiamo verso sinistra, verso Forcella Segnata. Da qua non dovrebbe mancare tanto per l'attacco del nostro sentiero ripido e impervio. Dovrebbe essere anche abbastanza marcio. Mentre di qua credo si vada per a fare il campanile di Tore. Infatti è qua dietro. È un altro bel giro da fare che abbiamo in programma. E se il tempo lo permette, magari tra qualche settimana possiamo andare a farci questa bellissima vietta. Oh, ripida, ma non ripidissima, vai. Oddio. Il primo segno che ci dice che siamo sulla strada giusta. Forse era segnata con segni. Forse l'ha segnata. Sono già morti. È ripida. Ecco Andrea che sbuca dal primo canalino. Cucu.
sneakers, come tradizione. E poi andiamo, scendiamo verso il campanile. Qua davanti a noi abbiamo il campanile visto dall'alto, un'angolazione stranissima e strabello. C'è tantissima gente giù al bivacco e ci sono anche due cordate che stanno facendo il campanile. Coraggio oggi con sto freddo, eh. Stare in sosta oggi in sosta. Non penso sia divertente. No. Stiamo scendendo la forcella, adesso andiamo verso il bivacco Perugini e ci vediamo al bivacco. Carino il volo qua, sul sasso così. Allora piacciono i sassi. No, ma cioè, è strano, c'è proprio preciso qua il volo. Figo. Siamo arrivati al bivacco. Ma non andiamo là perché c'è troppa gente, quindi adesso andiamo verso la nostra fortella. E poi da lassù vi facciamo vedere che bel panorama che si vede. Speriamo che si veda un bel panorama, almeno ancora non lo sappiamo. Beh dai, c'è il campanile qua. E chissà cosa si vede. C'è anche gente in cima, appena suonato la campana. Tira niente con il vento, ma dopo mezz'oretta circa dal bivacco siamo arrivati a Forcella Montanaia e adesso qua davanti c'è la discesa un po' innevata, infatti speriamo che non sia troppo ghiacciato, però siamo abbastanza easy giù di qua. Discretamente carino questo ghiaione, divertente. Sicuramente è meglio farlo andare in su che farlo andare in su. Piacere. Un po' di sassi. Sempre la solita storia. Ma solo te però, eh. Perché io ho le braghe. No, le braghe sopra. Ah, ok. Attenzione, eh. More moments later. Siamo tornati al rifugio Padova. Abbiamo finito questo splendido giro, sono circa 1300 metri di dislivello e 9 km, quindi un giro abbastanza easy, sono che ci abbiamo messo che 3 orette e mezza, 3 orette e 40. 3:45. Sì, veramente bello, consigliato, abbiamo calpestato con un po' di neve e bello, con una giornata così incerta ci sta, molto easy. Alla fine è una bella giornata, non è tanto incerta. Beh, oddio.
Beh, là c'è il cielo blu. Chiudiamo qua questo video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e commentate. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao.